stai bene, no? Allora, Filippo, cosa? Sono i nonni. Ah, i nonni a Bovolino, ma tu ci vai a Bovolino ogni tanto? La tua estate la passi più a Reggio o a Bovolino? Ti dividi tra i due paesi? Tra... No, Reggio. Reggio. D'estate Reggio Calabria, ho saputo, grande exploit, RTL per oltre un mese, sì, bellissimo. La serata che ricordi della tua estate, la serata che da adesso in poi te la porterai per sempre nel cuore. La serata del Falò. Quale, che giorno? Ma sarà stato nel Ferragosto. Ferragosto. Mi ricordo perché c'è una ragazza di Trento. Una ragazza di Trento e tutti i trentini Natasha. Dietro a trotterellare? Vabbè, non ricordo ancora il nome, lo ricordo, Natasha. Natasha, ed è stata una serata magica, vero? Più che magica. Più che magica. Non andiamo oltre nella descrizione perché già posso immaginare il perché della magia del tutto, eh? Oh, vabbè. Facciamo una cosa, sai che Natasha potenzialmente, se avesse un computer, e presumo che Natasha avrà un computer, da Trento può guardarci. Tu dici, sì. Ma in questo momento non posso dirlo a Natasha, tu il numero di Natasha ce l'hai? Il numero di cosa? Ti ha dato il numero di cellulare lei? Oltre un'altra cosa sì, mi ha dato anche il numero. Ok, perfetto, quella cosa lì te la tieni per te, però il numero di cellulare ce l'hai? Ce lo dovrei avere. Ok, perfetto, tu fai in questa maniera. Mandi un salutone a Natasha, ma di quelli veri. E le dici una cosa di personale, di privato, in ricordo di quel Ferragosto, di quel grande Falò, ok? Perché Natasha stamattina alle 3:30 può accendere il suo computer e può sentire la tua voce. Fai così, dai, la televisione è tutta tua. Messaggio privato proprio per Natasha ai Jukebox, vi dà voce, via! Natasha, sei stata fantastica, dei giorni stupendi proprio. E non diciamo di più, Natasha. Non diciamo di più che siamo in televisione. Che siamo in televisione perché è anche fascia protetta a quest'ora, ci sono anche le mie amiche. Infatti mi sto trattenendo. Bravo, tratteniti e liberati quando ne avrai ancora l'opportunità e spero presto. Il nostro augurio, quello di iJukebox, è che tu possa vivere il Ferragosto tutti i giorni. Che ti capitino sempre delle belle situazioni, che ti capitino delle cose interessanti e che ci chiami però, questa è la nostra promessa, in modo che si possa sapere come funziona, come va avanti la tua vita e come gira nell'ambito delle conoscenze. Ci siamo capiti. Filippo, okay. Ti saluto, ciao! Ok, ciao Michele. Ciao, grazie, grande, ragazzi. Ciao, a presto, vi aspetto, eh. Oh, iJukebox, come vedete, facciamo il patto con la mamma e le due figlie Lilli. Ci colleghiamo con Filippo che ci racconta le sue vicissitudini. Ci piacerebbe sapere anche le vostre cose, siamo sempre qui per voi. Oh, quasi quasi mi sento la clerici della situazione. Certo, non ho qualche cuoco per mettervi a fare qualche ricetta e a prepararvi qualcosa di buono, anche se l'ambrogio della situazione potrebbe servire qui perché un certo langurino inizio ad averlo. Acquolina in bocca, però adesso cerco di placare la mia sete e la mia fame di musica, perché ancora ce n'è un'altra, sempre qui, nella televisione che fai tu, la TV che fai tu, iJukebox. La mettiamo? È pronto, Tiziano Ferro. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto, ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché è piccola, potresti andartene dalle mie mani, ed i giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me quando piove profili e le case ricordano te, e sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni.
reazioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Guarda che per sempre. Per sempre. E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante, ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo, quando sei il più grande sogno, il più grande incubo? Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia. E ti scorderai di me quando piove profili e le case ricordano te. Sarà bellissimo perché gioia e dolore hanno lo stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Non basta più il ricordo, ora voglio il... Che bella questa, mi viene voglia di fare tipo il mare con le mani, essere ad un concerto, anche se in questi giorni c'è l'altra di Tiziano Ferro che fuori sta funzionando davvero molto, però sapete, il sapore di certe canzoni ti rimane addosso, no? È vero? Perché sono quelle cose che ti rievocano dei ricordi e tu leghi una canzone ad un tuo momento, questo è bellissimo, proprio così, e spero che Ti scatterò la foto possa essere stata la vostra colonna sonora di momenti speciali come quelli che ha vissuto Filippo il 15 di agosto e le nostre due amichette che sono lì che mi hanno proprio promesso in presenza di tutti che faranno le brave. Hello? Okay, just a second. It's for you. Scegli il gas e l'elettricità di Eni. Avrai il 10% di sconto per sempre sulla componente energia del costo elettricità. E in più, 1000 punti You and Agip fino al 31 dicembre. Chiamaci! Da oggi Alice esce di casa. Attiva subito Alice Mobile. Paghi il traffico internet e la chiavetta comodamente nel conto Telecom Italia. Ti ricordi come funziona? Infilo la chiavetta, metto in folle e giro. Tac! Ti porto. Ah, sta a vedere, guarda che impennata, vai. Vuoi passo tu. Piglia sti spizzi, piglia, vai. Quanta gente. Ma che salto che ho fatto. Sono brillantina. Mamma mia, che numero. Striscio le orecchie per terra, guarda. Troppo forte, vai. Ho preso il naso. Ho vinto. Mario Kart su Nintendo Wii. Questo non è un SOS, ma una questione sostanziale. Non hai il sospetto che i rifiuti siano diventati uno dei problemi economici e ambientali a cui dedicare un minimo di pensosità? Ci pensi ai microinquinanti che si sospingono nelle falde acquifere? Ai gas che desossidano atmosfera e mesosfera? Per questo la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ha predisposto 20 spazi informativi. La tua presenza è insostituibile. Nelle vostre case, torna a farvi compagnia, ma siete voi a farla noi, perché sapete, è una sorta di gioco di scambio reciproco ogni sera ed è bello così. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
Pronto, con chi parlo?